E buonasera dalla Sintesi Ludica. Quest'oggi abbiamo aperto una nuova rubrica, ovvero: ma può un team del Regulation H vincere il Regulation G? La risposta, per quanto possa sembrare strana, secondo me è sì. Ci troviamo qui di fronte a un team che avevo già fatto, senza Paradox e Legendari. Dovete sapere che da settembre ci toccherà giocare senza Legendari e senza Paradox. Potremmo lo stesso essere competitivi da qua a settembre? La mia risposta, secondo me, è probabile. Ovvero, se abbiamo il giusto team, non importa effettivamente quali siano i Pokémon, ma importa come li utilizziamo. Dunque, ci troviamo di fronte a quello che era il team di Brock, qualcuno di voi già lo conosce, e ci troviamo con un Tyranitar e un Lycanroc molto aggressivi, dove praticamente abbiamo Sabbia Fiume di Tyranitar che coadiuva Lycanroc, che ha anche resistenza e poi rimonta per ridurre a uno l'avversario e poi eventualmente metterlo a KO con la Terra in Pesta. Si inizia solitamente con Annihilate Lycanroc, in maniera tale da poter annullare uno dei due Pokémon avversari e far resistere Lycanroc, e poi entra Tyranitar e poi si va di frana e frana, possibilmente, variando a seconda della situazione, utilizzando eventualmente rimonta, come abbiamo detto, e resistenza per rimanere uno di vita. Abbiamo anche però un'altra fase del team, quindi qualora non lo volessimo utilizzare in questo modo, potremmo utilizzarlo nel secondo modo, iniziando con un Dusclops sempre accompagnato da un Annihilate, che può mettere la Distorto Zona e nel frattempo Annihilate può eventualmente togliere quello che può essere nocivo. Detto ciò, una volta che Dusclops riesce a mettere la Distorto Zona, possiamo entrare con Golem e fare eventualmente esplosione che non becca Dusclops, oppure possiamo entrare con Ursaluna e sfruttare la Distorto Zona stessa. Il team in realtà è molto versatile, speriamo che in qualche maniera ci faccia fare qualche vittoria. Siamo messi bene dal punto di vista meteo, Distorto Zona e velocità, quindi diciamo è molto equilibrato. Vediamo cosa riusciamo a fare in Regulation G contro i mostri di questa Regulation, quindi abbiamo cose come Terrapagos, Coraidon e via dicendo. Vediamo se riusciamo a vincerne almeno una su tre. Ci vediamo dopo. Una buona visione.
E allora siamo arrivati alla fine di questa Best of 3, ne abbiamo vinte 2 su 3. L'ultima purtroppo ci è andata un po' sfortunata, qua i Paradox ci hanno fregato, quel doppio colpo sui Lycanroc che non me l'aspettavo proprio. Però devo ammettere che ha performato molto ma molto bene, peraltro ne abbiamo vinta pure in realtà un'altra, solo praticamente che non l'ho messa perché l'avversario si è ritirato praticamente subito, sull'immediato. Perché avevo vinto tipo già al secondo turno, appena ho messo distorto zona, già l'avevo messa in difficoltà e quindi non l'ho registrata. Come vedete, si può vincere con i team per il Regulation H anche nel Regulation G. E quindi probabilmente continuerò questa serie, cosicché abbiate i team pronti non solo per questo Regulation, ma anche per il prossimo. Insomma, vi copro per la bellezza di 2 stagioni. È questo qua. Ci vediamo alla prossima puntata, spero che il team vi sia piaciuto, se volete al solito utilizzarlo c'è l'ID squadra, in descrizione c'è il PokePass, divertitevi e soprattutto fatemi sapere cosa ne pensate. Un bacio, alla prossima!